Uno dei progetti per l'Europa è aumentare la produzione di energia elettrica. Oggi possiamo anche sorridere ai primitivi esperimenti dei pionieri dell'elettricità, ma senza la rana di Galvani e la pila di Volta, questi operai italiani non starebbero lavorando a questo gigantesco pilone che interessa anche gli europei di altre nazioni. Da qui, infatti, oltre che in Italia, l'energia andrà in Svizzera, forse anche in Francia e in Germania. Per arrivare sin qui, quale strada deve percorrere l'energia elettrica? Il luogo dove nasce è a centinaia di chilometri al di là di quelle bianche vette. Si trova nella Valle del Noce, dove sboccano le condotte forzate che scendono lungo i fianchi della montagna. Vi meraviglia che si stia costruendo una centrale sottoterra? È perché d'inverno sulle montagne si precipitano spesso grandi valanghe. Invece qui sotto la neve non potrà combinare guai. Molto lontano, lassù nella valle, c'è una grande riserva d'acqua, chiusa da una diga. L'acqua precipiterà nelle condutture e farà girare le turbine, che a loro volta azioneranno le dinamo. È così che nasce l'energia elettrica. Quando questa centrale sarà costruita, altre quattro sorgeranno lungo le stesse acque del fiume Noce. All'aperto, proprio sopra di noi, si trova la stazione di trasformazione. Da qui una parte dell'energia elettrica andrà nelle nostre città, Milano e Torino. Un'altra parte farà correre i nostri treni. La parte di energia residua sarà avviata in Svizzera o altrove, attraverso i piloni costruiti sul Sempione. Santa Giustina, Sonico Cedegolo, Sabbione Morasco, Santa Massenza sono i nomi delle nuove centrali, alcune già costruite, altre già a buon punto. No, non sono sportivi o turisti, sono ingegneri che stanno ispezionando la zona dei lavori. Insieme a migliaia di altri tecnici concorrono alla realizzazione del grande progetto. Bisogna trovare la maniera di dare a tutto il continente europeo l'energia elettrica di cui finora ha avuto sempre una gran fame. E il progetto si basa sull'unica materia prima di cui c'è abbondanza nelle regioni alpine, l'acqua. Dai ghiacciai dei grandi spartiacque alpini ai piccoli torrenti, dai torrenti fino agli ampi fiumi che percorrono le grandi pianure d'Europa e vanno verso il mare, attraverso la Svizzera, l'Italia, l'Austria, la Francia.
tutte queste nazioni, dovunque è possibile, si sono messe al lavoro per imbrigliare e controllare l'impeto delle acque con grandi costruzioni di acciaio e di calcestruzzo. È questa l'era dell'energia elettrica. I grandi fiumi d'Europa nascono sulle Alpi. Questo è il Rodano, il solenne Rodano, che attraversa la Francia e scende nel Mediterraneo. L'utilizzazione a scopo industriale delle acque del Rodano è un progetto grandioso. Gli ingegneri francesi lo idearono una cinquantina d'anni fa e allora sembrò di un'audacia estrema, quasi un'utopia. Oggi la sua realizzazione è bene avviata. Questi sono i paesaggi che amava il pittore Cézanne. La terra è arida, bruciata. Gli agricoltori, quando avranno l'acqua, potranno trasformare questa regione. Le macchine sono già al lavoro per scavare un sistema di canali di irrigazione. Nello stesso tempo, i cementifici costruiti sul posto stanno producendo la materia prima per ampliare i canali e rendere possibile il passaggio delle navi anche nei tratti più stretti. Ma il Rodano è soprattutto una grande riserva di energia elettrica. Occorre servirsene sino all'ultima goccia, in modo che non tornino più gli anni tristi del dopoguerra, l'epoca dei tagli di corrente, come dicono tuttora i francesi. Il Rodano è solo uno dei fiumi francesi. Il lavoro procede alacre, anche lungo la Dordogna, sui Pirenei, sul Reno. 6.000 uomini sono al lavoro per la centrale di Donzère Mondragon. Anche sorta una città provvisoria per i lavoratori della centrale. Può servire a darvi un'idea della grandiosità dei lavori. Se lasciamo le Alpi e risaliamo verso il nord, incontreremo una catena di monti che discende dal circolo polare artico. Anche da qui scaturiranno nuove energie per l'Europa. Anche in Norvegia e in Svezia i tecnici stanno lavorando intensamente. Come in tutta l'Europa, i fiumi vengono imbrigliati per trarne energia elettrica. Lo stesso si sta ora facendo tra le montagne della Scozia. Certo, l'Inghilterra è ricca di carbone e gran parte dell'energia elettrica inglese viene prodotta utilizzando il carbone. Tuttavia, le centrali idroelettriche scozzesi potranno costituire un buon complemento. Se ci allontaniamo dalla Gran Bretagna, troviamo un'altra importantissima fonte di energia. È alimentata dai vasti bacini minerari dell'Europa nord-occidentale. Di anni fa questa terra era tutta una foresta. Ecco cosa sono diventati gli alberi pressati e pietrificati, lignite. Questo è il centro della zona mineraria. È anche il grande cantiere che si stende lungo tutto il Basso Reno. Soffice e polverosa, di poco valore per gli usi normali, la lignite è invece un ottimo combustibile per alimentare le centrali termoelettriche. Le
estrazione della lignite, effettuata mediante modernissimi escavatori, è resa più veloce e meno costosa per il fatto che gli impianti generatori sono stati opportunamente costruiti vicino alle miniere. Il paesaggio è tutto dominato e circoscritto dagli alti camini. Anch'essi sono una risposta alla domanda affannosa dell'Europa di avere sempre maggiori fonti di energia senza dover consumare le sue materie prime più preziose. A Colonia è stata impiantata una turbina di riserva per far fronte al maggior consumo del pomeriggio. Nelle stazioni controllo della nuova Europa, il distributore di carico regionale serve a ripartire l'energia elettrica nei vari paesi secondo i singoli bisogni. La Germania manda corrente alla Svizzera, l'Italia la manda all'Olanda attraverso Francia e Belgio. L'Olanda a sua volta, se un mese ne ha troppa, paga il debito alla Germania. Sembrava un'utopia, ma sta diventando ogni giorno di più una realtà. Gli ingegneri hanno spesso sognato un'unica rete elettrica per l'intera Europa, in embrione già esiste. Dalle metropoli alle fabbriche, dalle ferrovie ai porti, questa energia infonde nuova vita alla nuova Europa. Nuove stazioni generatrici, l'Europa trova il metro per misurare i passi che sta facendo verso la ricostruzione, la maniera migliore per sincerarsi che è sulla via di ritrovare le sue forze. Molti paesi soffrono ancora per le ferite riportate nella guerra. È necessario fare presto. Tutto ciò che è possibile deve essere compiuto. Occorre utilizzare in pieno tutte le forze disponibili ed ora, grazie alla ingegnosità degli europei, nuove forze vengono utilizzate. Siamo in Italia. Il denso vapore che erompe alla superficie del suolo ha origine vulcanica. Sono energie nascoste nella terra e sarebbe un peccato lasciarle inoperose. Qui, all'Arderello, si scavano pozzi, si imbrigliano i soffioni. Il loro impeto viene messo al servizio degli uomini. Gli antichi romani affermavano che forze misteriose si agitavano sotto il suolo della Toscana. Oggi quelle forze sono state domate e generano un decimo di tutta l'energia elettrica prodotta in Italia. Sfruttare l'energia che erompe dagli abissi terrestri. Ecco una maniera per servirsi della natura sino al limite massimo. Sì, fino al limite massimo. È proprio quello che sta avvenendo in Austria. Diamo un'occhiata al progetto di Capron. Quando fu ideato, i più scossero le spalle e dissero che era un'assurdità inattuabile e pericolosa. I suoi ideatori non si lasciarono scoraggiare. Stanno ora dimostrando che, sebbene audace, il progetto è attuabile. Dove quegli uomini stanno scavando, ai piedi del Gross Glockner, la montagna più alta dell'Austria, c'è un grande ghiacciaio, il Pasterzo. Questa galleria recherà l'acqua del ghiacciaio a un lago, dove sosterrà in attesa di azionare le turbine. La galleria sarà lunga 12 chilometri, cioè avrà quasi la stessa lunghezza dei più noti tunnel ferroviari.
Questa è la parte più bassa della galleria, dove l'acqua del ghiacciaio sfocerà nel lago. Per essere più precisi, bisognerebbe parlare di tre laghi, ed essi saranno chiusi complessivamente dalle cinque dighe che sono già in costruzione. Molti sono i gitanti che si recano a visitare la diga più imponente. È alta 120 metri ed è a 1800 metri sul livello del mare. Del resto, a Caprun, ogni cosa ha proporzioni enormi. È la più grande centrale idroelettrica d'Europa. Immensi sono i vantaggi che arrecherà ai campi del Tirolo e alle industrie di Vienna, e anche alle nazioni che confinano con l'Austria. Osservate questa teleferica, è la più potente che sia mai stata costruita nel mondo. Trasporta la ghiaia dal ghiacciaio al cementificio. In questo modo il calcestruzzo che serve alla costruzione delle dighe viene prodotto sul posto. Naturalmente ciascun pezzo della teleferica è stato portato a spalla sulla montagna. Non c'è dubbio, l'impresa è stata difficile e pericolosa. Quest'opera rappresenta davvero il limite delle possibilità umane. Dal mare Adriatico al circolo polare artico, dovunque in Europa stanno sorgendo dighe e salti d'acqua, gallerie e turbine. Una volta di più viene affermato il dominio dell'uomo sulle forze della natura. Molti sono i compiti che stanno davanti a noi. Queste nuove fonti di energia ci aiuteranno ad assolverli. È l'elettricità che oggi apre le porte del benessere ai popoli. Ne abbiamo un bisogno urgente se vogliamo che un giorno non lontano possa realizzarsi il sogno di un'Europa unita.